Buonasera, qui dal TG10 Milan Inside vi racconto le ultime novità. Ieri sul sito della Lega Serie A è stato annunciato il calendario delle partite dalla quinta alla tredicesima giornata di campionato. Quindi dal derby contro l'Inter fino alla sfida contro la Juve di fine novembre. Nel frattempo sappiamo tutti esserci la pausa per le nazionali e cosa faranno i rossoneri rimasti a casa? Ieri mattina a Milanello si è tenuto l'ultimo allenamento della settimana con la squadra ridotta. Sono stati infatti programmati 4 giorni di riposo e la ripartenza degli allenamenti è prevista per lunedì 9 settembre. Cambiando argomento, ieri è stata svelata la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2024. Per la prima volta dal 2003 nell'elenco non sono però presenti né Messi né Cristiano Ronaldo. Per il premio individuale più prestigioso al mondo, che verrà assegnato il 28 ottobre a Parigi, non ci sono però in corsa giocatori rossoneri. Invece, in lizza per il trofeo Yashin c'è Mike Maignan. Fra i nomi degli altri 10 candidati leggiamo quello di Donnarumma e di Sommer. Il trofeo verrà quindi assegnato al miglior portiere della stagione 2023-2024. Piccola curiosità, il premio per celebrare questo ruolo istituito nel 2019 prende il nome dall'unico portiere che nel lontano 1963 riuscì a portare a casa il Pallone d'Oro. Voi avete già letto la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro? Ditemi cosa ne pensate, le vostre previsioni e vi invito sempre a lasciare un like e a condividere il video.